Dove c'è il rifiuto di Dio e della sua paternità, non c'è più vita possibile e l'esistenza perde le sue radici, tutto appare pervertito e annientato. Lo ha detto Papa Francesco all'udienza generale, dedicando la catechesi al tema misericordia e correzione. Partendo dal primo capitolo del profeta Isaia, incentrato sul rapporto tra padri e figli come legame tra Dio e il suo popolo, il pontefice ha descritto il Signore come un padre deluso che ha allevato dei figli che ora si sono ribellati contro di lui. Ma Dio è sempre un padre misericordioso che lascia parlare l'amore e si appella alla coscienza dei figli perché ritrovino la strada. Dio non ci rinnega mai perché noi siamo il suo popolo e questo è l'amore del Padre Celeste. Questa è la misericordia di Dio, un padre che ci dà speranza e fiducia. La missione educativa dei genitori mira a far crescere i figli nella libertà, a renderli responsabili e capaci di compiere opere di bene per sé e per gli altri, ha proseguito Papa Bergoglio, mentre il peccato trasforma la libertà in pretesa di autonomia, stoltezza e idolatria. Nel riavvicinarsi al Signore, ha aggiunto, il culto non sia fine a se stesso, perché Dio, dice il profeta Isaia, non gradisce l'offerta fatta con le mani sporche del sangue dei fratelli. Ma io penso a alcuni benefattori della Chiesa che vengono con l'offerta e prende per la Chiesa, e questa offerta è frutto del sangue di tanta gente sfruttata, maltrattata, schiavizzata, col lavoro mal pagato. Io dirò a questa gente, per favore, portati indietro il tuo assegno, brucialo. Il popolo di Dio, cioè la Chiesa, non ha bisogno di soldi sporchi. Ha bisogno di cuori aperti alla misericordia di Dio.